Cominciamo da dire che oggi per me sembrerebbe essere un giorno brutto, invece io penso che è un giorno buono, innanzitutto perché ci siamo. Abbiamo appreso che ieri sera la Digos della Questura di Napoli ha notificato al presidente Pasquino, che si trovava in pigiama presso la sua abitazione, la sospensione che poi stamane alle 9:30 il presidente Pasquino ha avuto la cortesia di notificarmi presso gli uffici del sindaco. Abbiamo una sospensione, che è una certezza. Abbiamo l'altra certezza che il sindaco non si dimette e la terza certezza che la sospensione sarà breve. Dai calcoli che ho fatto con i miei avvocati, non possiamo, al massimo, se tutto va male, avremo una sospensione di 3-4 mesi. Siamo fiduciosi nei ricorsi che attueremo nei prossimi giorni all'autorità giudiziaria e perché il processo d'appello si terrà in breve tempo dal momento in cui il processo è sostanzialmente prescritto. Le dimissioni sono un atto etico, che non sono richiesti da questa legalità formale che certe volte puzza e intrisa di corruzione. Tant'è vero che là si prevede la sospensione. Allora perché mi volete far dimettere? Quindi mi auguro che non continuino le richieste di dimissioni, perché capisco che qualcuno magari ha tempo da perdere. Più volte me lo chiedete, più volte io dico che non mi dimetto. Di fronte a questo, io sono persuaso, convinto e consapevole che altri giudici, quindi lo Stato, lo sottolineo, sapranno rimediare. Così sgombriamo pure il campo dai toni duri, dal sindaco contro il Presidente della Repubblica. Il sindaco contro questo e contro quell'altro. Il sindaco non è contro nessuno. La tentazione ce l'ho forte. Ce l'ho forte di abbandonare la fase delle istituzioni e seguire un poco il pensiero libero di fare della mia anima intellettuale che sono De André e Ri De Luca, tanto per citare due nomi, ne potrei citare anche altri. Io ho già detto che se non mi trovate non mi sono suicidato, se mi vogliono confinare voglio Ventotene. Dove fu scritto, anzi Procida, tra Procida e Ventotene, tra Elsa Morante e Altiero Spinelli, me la vado a giocare, quindi starò per strada, vivo, vivrò, ci sarò. Si saldano due cose che sembrano distanti, inseguimenti di poteri che me l'hanno giurata a morte, e oggi c'è chi vuole approfittare di questa vicenda personale che non ha nulla a che vedere con l'attività di sindaco. Dicono tutti la stessa cosa: dimissione, andate a casa, fai questo, fai quell'altro, ci fanno la lezioncina. E le persone che comunque la pensino, anche in modo critico nei confronti del sindaco e dell'amministrazione, hanno capito perfettamente di che stiamo parlando. Io do queste garanzie alla mia giunta, alla mia maggioranza, al Consiglio Comunale, ai miei concittadini, che io resisto, perché di questo si tratta, di resistere di fronte a un'illegalità formale di dimensioni gigantesche. Fin quando sarò sindaco di Napoli, il mio unico obiettivo sarà la città di Napoli e i napoletani, una città che amo profondamente e che voglio servire fino al maggio del 2016. Grazie.